adesso mi combatte. Dove cacchio state andando? Arrivate fin qua, qua in fondo? Ok, qualcuno è venuto a esplorare fin là in fondo. E abbiamo un nuovo caravan. Caravan basket corn per 2 stone bench, ok. Tanto ce l'ho già. Però questo sta lavorando qua. Nessuno sta lavorando qui, no? Esatto. Quindi intanto vediamo di finire questa. Ok, qua sembra funzionare. Mettiamo ancora la velocità. Nessuno sta facendo loot però. Cuoco? Cosa stai facendo? Ah, ti manca il cibo. Sempre pieno però di cibo qua. Sono in tre tra l'altro a lavorare qua. Qualcuno viene a togliere questo letto, ne mettiamo un altro. Ce la fate? Sa di no. Oh, qua hanno cominciato a costruire anche questo, bravi. Avete materiale? Ah, perché forse non abbiamo materiale. Ma ne abbiamo tanto qua, quindi. No, ci mettono un po' a caricare mentalmente che cosa fare. Tu sei bloccato qua, no? Tu sei bloccato qua. Perché? Come cacchio hai fatto a bloccarti qua? Qualcuno venga a salvare sto tizio. Immagino che tu abbia fame. Mi sa che è spawnato proprio lì. Oh, che bello, che è lo stesso colore. Tra l'altro potevo farlo anche vuoto, a dire il vero, però va bene. Sì, potevo farlo vuoto e fare, ricavare un'altra stanza qua sotto, ma faremo più avanti. Questo sta costruendo di qua, invece. Che dite, mettiamo qualcun altro a scavare? Qua abbiamo perforato metà della montagna. Facciamo ancora una stanza uguale, quindi facciamo... Quanto abbiamo fatto? 1, 2, 3, 4, 5 in questo, quindi 1, 2, 3, 4, 5, usciamo dall'altra parte. Facciamo così. Quindi abbiamo un'apertura un po' di più e poi abbiamo bucato la montagna e eventualmente usciamo da questa parte adesso. Dove c'è l'alberone. Magari quest'area centrale la passiamo per fare le scale per andare di sopra, tipo. Anche se mi sa che dovrò fare il contrario, cioè dovrò scendere dall'alto verso il basso.
Quindi dovrò fare una scala. Una scala per arrivare qua sopra e poi da qua sopra scavare per andare giù. E poi qua possiamo fare tipo una mega torre qua sopra. Vabbè, sono un sacco di possibilità, insomma. Comunque sono molto contento di questo gioco. Nonostante abbia un bel po' di problemucci qua e là, siamo a 10 dal cibo, da avere un po' di popolazione in più. Qua sta finendo l'ultimo piano? No, è ancora il secondo. Qua stanno andando avanti come treni. Magari questa è la casa del cuoco. Facciamo la cucina all'aperto, facciamo il barbecue. Facciamo il barbecue all'aperto. Direi che ci può stare, perché è anche vicino ai campi. Direi che ci può stare. Magari possiamo continuare anche qua dietro, magari. Oh, mi sa solo così, dai. Andare bene. Poi hai fatto anche un po' d'oro. Bravo. Scava, scava e mina. Cioè, esatto, finché faccio edifici semplici semplici e aggiungo un pezzettino alla volta funziona. Questo abbiamo capito sicuramente un grosso errore che non bisogna evitare di fare. Però eventualmente, appunto, essendoci destroy, cioè essendoci un po' di comandi a console, almeno posso risolvere i bug da solo. Non ho idea di perché ci sia dello zinco qua in mezzo. Qua dovrebbero aver finito adesso. Non mi sa che sono ancora al secondo livello. Qua hanno quasi finito. Quindi aspettiamo che finiscano, poi spostiamo la roba. Se ce la fa soprattutto a finirlo. Perché sta costruendo le scale per quello? Che sono già fatti. Infatti adesso, esatto, adesso dovrebbe tornare indietro. Abbiamo un altro messaggio. Ok, stessa cosa che mi ha detto l'ultima volta. Perché state costruendo quelli? Probabilmente li costruiranno per poi toglierli. Quindi adesso posso prendere il calderone e lo spostiamo qui. Prendiamo anche questa, la spostiamo qui. Abbiamo un combattimento in corso? Sembrerebbe di no. Ah, qua sopra. Tada! Qua sopra ci sono anche dei lupi.
Dobbiamo stare attenti ad aprire questo punto. Non facciamolo magari. Annulla. Qui. Devo dirgli... rimuovi. Allora, mi va bene che scavagliate. Però scavate qua. E qua. E basta. Magari ancora una riga. E ancora una riga. Ma non questa. Qua stanno tirando via l'impalcatura, ottimo. Adesso bisogna aspettare che finiscano qua. Abbiamo bisogno di un altro stockpile, mi sa anche. Sì, cominciamo a avere roba in giro. Stockpile. Facciamone un altro grande da mettere qua per ora. Momentaneamente facciamo 20 per 20. È un Mason che ci porta un po' di roba varia, ma non ci serve. Mettiamo qua questo. Poi mettiamo tutto tranne quello che non c'è qua. Quindi tranne questo, tranne questo. Tranne questo, questo e questo. Perfetto, vai. Qua sono due villaggi, tra l'altro. Uno qua e uno qua. E se vediamo come sono fatte le montagne qua... aiuto. Bello fare anche un ponte qua sopra, tipo. E usare tutte e due le montagne come base. Ok, qua continuano a recuperare materiale, qua ne abbiamo un bel po'. Qua la musica si resetta e ricomincia. Qua abbiamo finito? No, però stanno continuando con le impalcature, adesso stanno sviluppando il prossimo piano. Questa casa mi sta piacendo tantissimo come è venuta fuori alla fine. Spero vi piace anche a voi. Queste scale non so... Ok, abbiamo un attacco. Abbiamo un attacco da parte dei lupi. Però devono fare tutto il giro se vogliono arrivare da me. Voi difendete? Voi state continuando con l'impalcatura, bravissimi. E tanto finché mi fermo qua non è un problema, devono fare tutto il giro loro se vogliono. Tanto qui la strada è bloccata perché ho scavato fin qua. Quindi se vogliono attaccare arrivano da qua sotto, tipo. Questa scala qua perché me l'hai lasciata qua? Questo risulta non completo ancora. Però io posso dirgli... destroy. È andato solo sulle scale, che magari va benissimo. Come faccio a muovermi? Devo uscire da qua, muovermi, andare qua, selezionare e cancellare. Ottimo, 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 ottimo. È abbondante. Qua continuano l'imparcatura.
Questo dovrebbe essere l'ultimo livello di questa enorme cosa che sto cercando di fare ancora dall'inizio dell'episodio. Che dall'inizio della sessione, che è una sessione abbastanza lunga, come potete vedere. Ma mi piace anche questo stile di registrare tutto in una volta la sessione e poi mostrarvela spezzettata, perché così uno mi dà la possibilità di registrare più materiale in meno tempo, perché il tempo che ho a disposizione non è mai tanto, di darvi sempre contenuti freschi e appunto anche di godermi il gioco però senza dover ogni volta riprendere da magari che sono arrugginito o cose del genere. Tu sei pelato adesso, vedevo, c'è il mock in mezzo. Quindi i personaggi si stanno caratterizzando un po' di più, anche una cosa molto divertente. Questo è del silver? No, dell'oro abbiamo trovato qua sotto addirittura. Ah, qua stiamo trovando più roccia che altro adesso. Quindi non troviamo più clay. Quasi. Tu sei un farmer di secondo livello, ottimo. Adesso che siamo abbastanza lontani non dovremo avere più la musichetta, esatto. Il fatto che non stiate andando a prendere qua, perché non state andando a prendere lì? Perché dovrebbero prendere questi oggetti in giro, ma non lo stanno facendo. Soprattutto questo, ad esempio. Però non li stanno riprendendo. Ok, vediamo di costruire ancora qualcos'altro, già che ci siamo per... Voglio vedere questo finito e poi basta, però intanto magari mettiamo... Questa strada la continuiamo fino a qui. Qua vorrei però fare un altro edificio ancora. Magari facciamo fino a qua e basta così. No, keep. Un ponte sul lago non ha senso. Però... Ah, ovviamente tutto quello che state vedendo è nel bioma del deserto, quindi c'è un altro bioma in realtà, che è quello temperato, quello normale, quello in mezzo alla foresta, diciamo, che è un'altra possibilità, insomma. Qua siamo quasi alla fine, in realtà siamo all'ultimo livello, quindi stiamo quasi completando questa zona. Tu comunque stai continuando a fare questo, quindi bravissimo. Abbiamo un sacco di roba di legne, di pietra. Sì, quindi qua c'è dell'argilla e qua c'è del ferro. Della pietra. Vedete proprio la differenza colore. Mi servirebbe un'altra cava forse anche. A meno che non uso questo spazio. O questo. Forse anche questo. Sapete cosa facciamo? Facciamo così. Scaviamo. Scaviamo qua e andiamo qua fuori. E così qua possiamo aumentare e prenderci possesso di questo territorio qua. E contemporaneamente guadagniamo un po' di roba. Qua magari possiamo fare la nuova cava allora. Possiamo fare per iniziarla... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 per 16, quindi facciamo così e così. Daily update dice che abbiamo cibo abbastanza. Giusto, giusto. A proposito di abbiamo cibo abbastanza, eccetera, abbiamo... la roba per i lavori nuovi? Non dovevamo avere questo qua. Non l'hai ancora fatto, perché? Perché non mi fa questi? Cosa ti manca? Ti manca il ferro. Ah, devi avere steel. Per fare steel che cosa hai bisogno? Lo puoi fare. Quindi questo te lo sposti sopra. Questo mi sa che è silver, però. Quindi facciamo craft maintain 20. Questo me lo sposti qua sopra. Questo te lo sposti qua sotto. Lo cancelliamo. Ok.
Ok, adesso dovrebbe dare priorità un pochino all'acciaio. Qua stanno facendo il loro lavoro. Magari facciamo una cosa diversa a sto giro, che è quella di scavare. Vediamo se funziona. Beh, dai, solo per il primo livello magari, poi vediamo di mettere qualcos'altro. Scaviamo. No, volevo provare a fare una roba tipo buca a V, però non mi piace. Magari ci mettiamo solo delle scale allora. Ok, qua abbiamo bucato la montagna da sta parte, adesso si vede così. No, esatto, mi carica. Qua possiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto di qua. Direi di sì, quindi questo a 5 d'altezza. Questo a 5 d'altezza. E poi ci mettiamo. In che materiale è? In legno questo? Posso vedere che legno è? Ok, questo legno qua, perfetto. E facciamo costruisci con questo legno qua. Fate questo, fatemi questo, finish, build, start. Abbiamo sempre il messaggio misterioso qua che mi dice di distruggere praticamente i lupi. Hanno finito? Qua hanno finito? Sì, quindi devo tirare solo via l'impalcatura. Meno che non hanno un problema là sotto, ma non credo. Come vedete, tra l'altro si può zoomare parecchio dietro. Qua c'è l'impalcatura che serve per fare questa cosa qua, per fare la trave sopra. Intanto abbiamo spostato il cuoco. Questo sarà per il Potter, abbiamo detto. Anche se il Mason averlo qua. No, il Mason lo mettiamo da un'altra parte. Tra l'altro abbiamo questo incavo che è molto bello. Potrebbe essere questo il posto. Andiamo qua, sono curioso di vedere cosa fa qua. Ok, questa scala gli serve per fare la trave in basso e adesso la trave più in alto. Oh, bravissimo. Perfetto, e adesso abbiamo la nostra cosa che è sbagliata, perché mancano ancora due pezzettini. Quindi adesso devi... clicca costruisci nuovo. Mi manca che costruisci. Abbiamo un altro trader. Devi costruire. Pause. Edita. Non mi costruisce qua? Costruisce sopra ma non mi posso costruire a lato. Rimuovi? Proviamo a vedere cosa succede se rimuovo. Abbiamo un altro trader, vediamo cosa mi dice. Decorative teapot. In 2 days mi dà un bronze blast plate. Subito. Ce l'abbiamo all'inventario sta roba? Abbiamo le teapot?
Sì, ne abbiamo una. Se adesso io dico di rimuovere l'edificio, non me lo rimuove, vero? Tra l'altro lei è bloccata là. A proposito della furbizia di questi personaggi. E questo facciamo destroy? Vediamo se funziona. E lei cade giù. Quindi adesso rifacciamo l'edificio, controllo C. Quindi tu adesso fai così e facciamo... Questo era giusto, questo però è un po' più lungo. Ok, ricominciamo da capo. Build. Che adesso ci sono queste scale a caso. Ah, perché sono quelle che ho messo io. Rimuovi, rimuovi, build qua. Questo va qua. Che non me lo fa. Ok. Va bene così, lo faremo un'altra volta allora. O c'ha dei problemi a costruire adesso. Sì, mi sa che la Wii. Sì, esatto. Ok, direi che è arrivato il momento allora di fermarci. Decisamente. Qui hanno finito? Qui stanno tirando via l'impalcatura. Finalmente. Diamo l'ora di aspettare giusto fino a che finisce l'impalcatura. Così tutto quello che abbiamo fatto nell'episodio alla fine sono riuscito a farlo. Questa casa è finita. Abbiamo finito questo. Abbiamo finito questo. Abbiamo scavato un bel po'. Abbiamo aumentato la nostra cava. Abbiamo fatto un bel po' di traguardi in questa sessione abbastanza lunga. E abbiamo bisogno delle due scalette che ci permetteranno di uscire. Una qua. Una appena finisce di scavare questo. Non la voglio in quell'angolino lì. Perfetto, c'è un lupo. Dov'è il lupo? Qua. Attenzione di venirmi incontro? No, sta scappando via. Ok. Vediamo se ce la facciamo a portare a conclusione l'episodio. Abbiamo un goblin sto giro. Goblin però sono vicini. Sono tanti, cavolo. Ah no, sono uno. Se fossero tanti, invece c'è questo. Urist, per caso, non è che magari lo segui? Eh? Che dici? Perché non c'è più il party? Non ho più un party. Il gioco sta decisamente glitchando adesso. Vediamo se riusciamo a seguire il goblin. Battimento in città. Bam. Tra l'altro ha cambiato arma adesso, vedevo. Ah, perché ha la mazza adesso, che è un po' più forte in teoria. Ottimo. Qua sta continuando a fare il suo lavoro per tirare via le impalcature. Qua le scale le avete piazzate, bravissimi. Riproviamo a fare sta cosa? No. No, 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 non mi sta salvando nulla, quindi meglio così. Salviamo e poi torniamo, dai. Andiamo di finire con le impalcature magari. Poi mi dice che sono in pausa, anche se non è vero. Sì, la Wii, questo ormai è impazzito, quindi direi che va bene così. Ce la fate a tirare via l'impalcatura?
Devo tirarla via io? No, perché perdo un sacco di legna se lo faccio. Facciamo magari così, salviamo. New save. Proviamo a ricaricarlo, così vediamo un'ultima cosa di sperimentazione di questo gioco. Ho fatto quasi 10 giorni oggi, di più di 10 giorni. Ce la facciamo salvare? Saving. Ancora saving. Cosa un po' preoccupante. Credo abbia salvato. Sì, perché è giusto, è questa che è un po' incasinata. Quindi adesso sì, io faccio load di nuovo. Come si fa a resettare la cosa che mi, la Wii? Reset. Reset UI Stone Art. Si fa con F5. Quindi se io adesso premo F5, in teoria dovrebbe sparire la UI, esatto. Dovrebbe essere ricaricata, tipo. Con calma. Eccola che torna. Un po' di problemi vari, close, e adesso dovrebbe ripartire. Perfetto. Tra l'altro parte un po' più veloce il gioco, anche mi sembra. Più o meno. Urist è di livello 3 adesso, ottimo. Sì, quindi dovrei farlo periodicamente sta cosa, probabilmente, perché adesso il gioco va un po' più veloce anche. Bene, bene, bene. Sarà più cibo. Il nostro cuoco deve mettersi un po' più di lavoro. Chi è che sta attaccando cosa? Ah, tu. Ah, perché c'è questo. Cuoco. Questo non lo puoi fare perché deve essere di livello 2. E continua a fare questo, allora. Come lettere non ne puoi fare. Gli animali non ce li ho. E quindi no, niente, il nostro cuoco con molta calma ce la farà. Forse non ho abbastanza corna. Ah, c'è un villaggio qua, adesso ho visto. Tac, qua vedete che è tornato Carpculo. Un'altra mazza. Yeah.
Devo capire bene come funziona il cibo, perché in questo momento abbiamo un po' di problemi. Ciao! Ah, mi ha dato un regalo. Non abbiamo più spazio per conservare questi, mi sa. C'è di sì. Ecco, facciamo un altro stockpile. 8x8 che tiene ore. Abbiamo altri villaggi vicini? Sarebbe di no, però abbiamo attaccato qualcosa. Qua abbiamo la nostra seconda cava. Qua abbiamo finito? Qua abbiamo finito finalmente. Quasi. Abbiamo bisogno di qualcuno che trasporti sta legna. Avete tutti fame, quindi andate a mangiare. Un mercante. Apriamo una veste e basta. Facciamo un altro stockpile qui, questo lo mettiamo di cibo, uno stockpile sopraelevato. Oh, dai che ce la stiamo facendo finalmente. Oddio, il gioco si è bloccato. Ok, dai, funziona bene. Giusto per sicurezza, magari mettiamoci un paio di scale. Ok, cominciano ad attaccarmi da questa zona, mi sembra. Sì, mi sa che fanno tutto il giro e vengono di qua. Cosa avete intenzione di fare, ragazzi? Non lo so, però almeno hanno finito, finalmente. Ok, io sono più che contento e ci vediamo quindi alla prossima sessione. Sessione molto lunga questa qua, spero vi stia piacendo tantissimo. A me sta piacendo ed è un po' una presentazione di quello che sarà quelle le storie, tutte le storie che avete tra l'altro da raccontare qua sotto, che rivedremo in Dwarf Fortress quando farò anche quella serie. Io sono Ace the Brave, grazie ancora della visione. Namaste and be brave!